GR Sport. Quotidiano sportivo a cura di tuttocampo.it. Ben ritrovati alla terza edizione di GR Sport di Tutto Campo da Dino Romano, redazione pugliese di tuttocampo.it. Oggi faremo il punto sui vari campionati regionali, dalla promozione sino ad arrivare alle fasi finali dei campionati regionali giovanili. Del campionato di promozione del Girone A, oltre alla formidabile Audace Cerignola, guadagna la promozione, dopo la finale dei playoff, il Canosa, che si impone sul campo dello Sporting Ordona per 2-0, con reti di Pensa e Jacobone. Alle già retrocesse Quartieri Uniti e Giovinazzo si aggiunge il Real Noci dopo la disputa del play-out con la Virtus Bitrito persa per 2-3. Dinamica della gara quanto a vincente, con gli ospiti che trovano il gol del pari nei minuti di recupero del secondo tempo, per poi tipicare nel primo tempo supplementare. Del Girone B a far compagnia ha già promosso a Vetrano e la Proitalia Galatina, che batte nella finale dei play-off il Salento Football di Verano per 3-1, a segno che Galatina derazza D'Amico e noto gol per il Leverano Ganci. Retrocessione in prima categoria per Leporano, San Vito e Città di Cacale, quest'ultima dopo i play-out disputati in casa con il Carovigno e perso 1-0, a segno nel primo tempo supplementare Lanzillotti per i Brindisini. Passiamo alla prima categoria Girone A, dove ad una giornata da termine è già matematicamente vincitrice del girone l'Omina Bitonto. Nel Girone B, unico a 17 squadre, sono ancora 5 le giornate da giocare, con il Trulli e Grotta al comando con 4 punti di vantaggio sul Trio Surbo. Nel Girone C, a una giornata da termine, e l'Atletico Aradeo a festeggiare la vittoria del proprio girone e promozione, tutto da decidere in zona playoff e playout. Seconda categoria Girone A. Ha vinto il campionato l'Erdogna Calcio, mentre vince i playoff i Matinum battendo per 4-0 il Sanctum Nicandrum. Retrocessione per il Cagnano e dopo la disputa dei playout Sport Lucera, battuto dall'Atletico Foggia, e Carapellese, sconfitto in casa da Troia. Nel Girone B è il Trinitapoli a vincere il girone, mentre i playoff si aggiudica il Borgo Rosso Molfetta nella finale con il Bella Vita in Puglia per 4-2. Retrocessione per Conversano e Palagianello e dopo i playout del Partizan Gioia. Girone C, vittoria e promozione per il Brilla Campi, mentre vince i playoff lo Squinzano battendo 2-0 il Carmiano. Retrocessione per Atletico Cavallino e Torricella, a cui si aggiunge il Just Salento. Girone D, vittoria del Poggiardo, mentre i playoff vanno alla Torre, che pareggia in casa con la Giuntù Parabita. Retrocessione per la Virtus Trevisano, Tullie, e dopo i playout del Castiglione, sconfitto Ottaviano per 3-0. Passiamo alle fasi finali dei campionati giovanili. Campione regionale juniores è l'Audace Cerignola, che batte per 5-0 l'Otranto al Neutro di Mottola. Mentre domenica 8 maggio, presso il campo comunale in erba artificiale di Gravina in Puglia, si disputeranno le finali regionali giovanili secondo il seguente programma. Ore 15.30, finale giovanissimi regionali, Nick Calcio Bari Taranto Football Club 1927, e alle 17.30, finale degli allievi regionali tra Audace Cerignola e Wonderful Bari Santo Spirito. Con questo è tutto, un saluto da Dino Romano, tuttocampo.it, Puglia. Avete ascoltato GR Sport, quotidiano sportivo di tuttocampo.it. GR Sport va in onda 3 volte al giorno, dal lunedì al venerdì, alle 12, alle 17 e in serata alle ore 21.